Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori con non molto entusiasmo devo dire sinceramente, perché questo Layers of Fear ragazzi si sta rivelando essere quello che effettivamente un po' ricordavo, un gran bel gioco horror. L'ultima volta abbiamo trovato il primo pezzetto di qualcosa che stavamo cercando, una cosa veramente poco piacevole da trovare ragazzi. Fatto sta che abbiamo sviscerato un pochettino, perlomeno abbiamo iniziato a sviscerare un pochettino la storia ragazzi del pittore, che purtroppo sembrerebbe da un certo momento in avanti non aver più vissuto un matrimonio felice con sua moglie, la quale aveva subito un grave incidente che purtroppo l'aveva resa completamente sfigurata. E quindi da lì ragazzi i loro rapporti hanno iniziato ad incrinarsi, portando a cose non molto piacevoli. Quindi qua iniziamo il capitolo 2 ragazzi, che si chiama Il Fondo, così mi sembra di aver letto. E regà, io suppongo che comunque le cose si faranno serie, sempre più serie. Quindi l'ultima volta il nostro caro pittore ci ha regalato questo quadro veramente stupenda bellezza. Moths, quindi drawn to the fire between them, no matter if it the flame was desire, despair or hate. Falene, perché usare queste figure che potenzialmente non hanno un grande senso? Però vabbè, poi tra l'altro cosa interessante è che sembrerebbe ragazzi che appunto ci facciano scegliere fra lui e lei, fra il rosso e il verde. Io ho iniziato col verde ragazzi, quindi penso proprio che continuerò con il verde. Queste porte che continuano ad apparire dal nulla, queste porte che continuano a chiudersi dal nulla, è questo foglietto che ci dice: avviso di dimissioni, con la presente mi dimetto dal servizio d'opera in qualità di domestica nella casa. Illeggibile. Mary Smith. Quindi avevano anche una domestica che ha voluto dimettersi. Chissà mai per quale motivo ragazzi, forse per i dissapori che comunque si creavano all'interno della casa. Abbiamo capito che i due purtroppo ragazzi litigavano furiosamente al punto... Allora, l'ho visto, sto vedendo anche che in questo quadro ci sono tipo insetti giganti, non mi piace né l'uno né l'altro, va bene, ve li potete tenere, mannaggia santa. Il foglio è verde, quindi è stato scritto da lei. Non riesco a vederti in questo stato, non stai bene. Per tutta la notte hai continuato a sudare e tremare, adesso eccoti lì, rinchiuso nel tuo laboratorio come al solito. Tutta questa storia dell'artista maledetto deve finire. Niente, regà, quindi non solo lei comunque... ha subito un qualcosa di veramente traumatico, poi lui sembrerebbe essere, ragazzi, impazzito e quindi, cioè, non le ha reso la vita facile ulteriormente a sta poraccia della moglie, purtroppo. La porta non si chiude da sola stavolta, davvero? Mi permettete di chiuderla? Oh mio Dio, ragazzi, cosa sarà mai successo? Allora, il fatto che quella porta lì sia aperta mi fa un po' pensare, e queste teste di cervo appese non... You keep the fire in your office just to stop me, don't you? You hate me that much? Per fermarmi? In che senso? Evidentemente lei era rimasta traumatizzata dal fuoco. Ovviamente, era quello che dicevo un attimo fa, ragazzi, che aveva vissuto un evento comunque traumatico. I know how to handle my liquor. È quello che dicono tutti gli alcolizzati, caro mio. Ah, però il calice te lo tieni, ah, merdaccia. Ah. Whee, sempre facciamo girare le palle, eh? Regà, situazione brutta comunque, brutta situazione. Permesso? Il fatto che ci facciate entrare... Ah, la puta madre che te pari! Don't push me away. Ah, la puta madre che te pari! Ah.
Non so quanto ancora a lungo il mio cuore reggerà a colpi come questo, eh? Si è distrutto tutto pure qua dentro, ragazzi, da notare. Ah, Gesù. Terribile, ragazzi. Com'è terrificante questo dipinto, ad esempio. La porta lì ovviamente è stata più che sbarrata. Oddio, ragazzi. Cioè, come fa uno a continuare, cioè, tranquillamente, poi con questi volti che... Che cazzo è che t'osservano? Oh, was an edible meal. At least one that had any taste at all. Un cazzuso, eh? Il signorino. Ah, allora, qua c'è una porta con un biglietto. Questa è la mia casa, non puoi continuare a rinchiudermi. Se hai così tanta paura del fuoco, come fai a tagliare le vie di fuga? Questa è scritta da lui, l'inchiostro è rosso, questa porta è chiusa. Quindi non possiamo che andare di qua. Ovviamente. Sempre con tutta la remora del mondo, everything I find relaxing is a fire hazard. Quindi lei in pratica è diventata tipo paranoica, ragazzi, a causa di questo trauma. Questi quadri anche renderebbero paranoico chiunque, se la vogliamo dire tutta. Le porte magicamente non si stanno più chiudendo da sole. Mi devo preoccupare? Non lo so, perché ormai ci avevo fatto talmente tanto l'abitudine che c'ero abituata. Allora, dove andiamo? Di sopra, di sotto? Oh! Ok, andiamo di sopra. Sì, perché solitamente andare di sotto non è una gran bella cosa. Porco zio! Defy death. Defy entropy. Defy the flames. Finish it! Follia, ragazzi. Questa è tutta pura follia, Dio santissimo. Ce ne rendiamo conto oppure no? Vabbè, che questa sia follia, ragazzi. Penso sia innegabile. Penso che solo un pazzo potrebbe negare che questa è follia. Ecco i calcoli richiesti. 10 kW per stanza, 10 per 3, 300, uguale 3 al mese. Va anche incluso il costo delle lampade per ogni stanza. Cordialmente Gregory Baker, contabile. Non mi importa quanto costi, ho paura del fuoco. Useremo l'elettricità. Punto e basta. Ergo, praticamente hanno chiesto quanto sarebbe costata l'elettricità in casa, perché non avrebbero più utilizzato tipo illuminazione con candele o robe simili. Mi sembra di aver capito. Questa pure se può aprire? È un po' bloccata, sembrerebbe. Tu guarda un po', un pezzo di un'altra tela. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Non si può tornare indietro. Io sinceramente parlando vorrei poter tornare indietro. Come al solito, se la possiamo dire tutta e facciamo girare le palle, vero? Gesù. Che tra l'altro com'è scritta sta frase? Boh, è tipo scritta al contrario, ragazzi. Parliamo degli aspetti simbolici della sua opera. Preferirei di no. Come mai? Simbolismo. È un termine che viene usato fin troppo, solitamente quando la gente non sa bene che idea farsi di te. La domanda peggiore che potrebbe farmi è: che cosa voleva dire? Se fosse stato così semplice non lo avrei dipinto. Gliel'avrei semplicemente detto. Ovviamente possiamo parlare degli argomenti che mi hanno da sempre ispirato. Il dualismo. Il conflitto. Io credo che tutta l'arte ruoti intorno a una qualche lotta. L'essere o meno in grado di comprenderlo è ovviamente una faccenda totalmente diversa. Questa era un'intervista a lui, sembrerebbe. Le è sempre piaciuto il dualismo. Questo è uno specchio. Non è bello quello che succede quando mi avvicino qua. Ci si può entrare? Oddio, regà, ci si può entrare. Fermi, ma quella porta, questa porta qua, si può aprire? È stata chiusa? No. Come non detto? Devo entrare per forza qua. Ma tu guarda un po', chi me l'avrebbe detto? Vado. The life of painting, the soul. I need it. I need it to be perfect, striking, vibrant. Life, 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 fire! Ok.
folle, 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 completamente impazzito, il colore, sì, il colore, sennò come cazzo dipingi? Sì, va bene, però, qua ragazzi, cioè, ma che altro si può dire? Penso non si possa dire molto altro. Dai. Ah, allora le chiudete le porte ancora. Toh! Un altro pezzo di tela. Questa continua ad essere chiusa. La moglie era una musicista, suonava il pianoforte. Bel casino, eh? Bel casino. Uno spartito. Ok, per capire giusto un po' di più che cosa le è successo, giusto? Finish it, finiscila, semmai, finiscila le rompe le palle, ecco i calcoli richiesti, bla bla bla. Aspetta, questo l'abbiamo già letto. Ci fate rivivere le stesse cose, scusate. Questa è chiusa, quindi niente, regà. È chiaro che la moglie purtroppo sia rimasta sfigurata in questo famoso incendio. Io vado, non voglio indugiare troppo perché no. Le impronte per terra vanno bene, non vanno bene, che facciamo? Seguiamo le impronte o andiamo dall'altra parte? Qua mi fanno scegliere, ragazzi, di nuovo. Andiamo di qua, va. L'istinto mi dice di andare a destra e vorrà dire che andremo a destra. Anche se temo che la cosa non finirà qui. Ah, vuole essere eterna sta cosa, un loop. Va bene, allora questa volta andremo a sinistra. Eh? Ok? Va benissimo. Sempre tutto assolutamente meraviglioso. Tutto meraviglioso. Mi rivado a destra questa volta. Voglio vedere per quanto ancora, ragazzi. Dai. Per quanto ancora vogliono portare avanti questa cosa. Andiamo a sinistra questa volta. Seguiamo le impronte, va. Ah, sempre tutto con molta calma. Ok. Non è durato poi tanto, eh. Non è per niente. Seguiamo le impronte. Entriamo qua dentro. È permesso? A sto punto decido io se chiuderla la porta. Va bene, la chiudiamo. Prendiamo la nostra tela. Gnam 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 gnam. Questa volta i pezzi sono 5. Raccogliamo la chiave. E quindi posso andare? Posso andare? È cambiato di nuovo tutto. Accidenti a voi. Purtroppo sì, è cambiato di nuovo tutto. Cioè, anzi, no, ci hanno riportato qui a Finish It, dove la porta era chiusa a chiave. Quindi andrò alla porta chiusa a chiave. Giustamente, ho la chiave. Andiamo. C'è la luce del giorno, ma questa è. Oh, ragazzi, una visione per questi occhi stanchi. La luce del giorno. Ma che meraviglia! Che meraviglia. Cioè, oh, 2 secondi me l'avete fatta godere sta luce del giorno. Pezzi di merda. M'hanno illuso. Che cazzo c'è qua? Un baule? Devo scegliere di nuovo, non mi dite. Proviamo ad aprirlo, ragazzi. Cosa c'è qui di bello? Topi della malora, glabri, sporchi di sangue, peli, non certo capelli miei. Dove sono le forbici? Oh, ok. È abbastanza raccapricciante come cosa? Assolutamente sì. Lo è. Ah, questa è rossa, ragazzi. Io direi a questo punto delle cose di continuare a seguire il verde, anche se qua non mi sembra ci sia verde, solo che di là c'era della vernice rossa. Quindi andremo di qua. No. Dopo il disegno raccapricciante, i topi se li può anche tenere.
Certo che se li può tenere. Possiamo aprire il cassettino? Cassettino? Oh oh. Prescrizione di morfina. Nome del paziente? Data leggibile? Quindi, dottor William, ok, a qualcuno è stata prescritta della morfina. Probabilmente a sua moglie, perché magari, regà, comunque aveva dei forti dolori. Ehi! Seguito all'incidente, evidentemente. Sì, ma dove dovrei andare prima? No, parliamone, perché ci stanno tipo 50 porte qua dentro. Allora, andiamo prima qua, ragazzi. Va bene, vorrà dire che non andrò di qua. Dio santo, oh, tutto sto dramma. Sì, sì, una cosina, concentrarmi sul lavoro, ubriaco. They're getting smart. Chiamali scemi, sono sorci, non è che se fanno fregare da te, figlio mio. Questa pure se può aprire. Regà, io sinceramente non so se andare prima di là o prima di qua. La sedia a rotelle non mi piace, andrò prima di qua. Probabilmente pessima scelta perché è tutto schifoso. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Quindi questo è il collare. I just bought us a dog. Oh. Oh, cosa? Dovrebbe far ridere. Lei aveva parlato di un gatto e tu hai preso un cane. Sei una merda umana. Cioè, questo, regà, ma cioè, è stato stronzo. Sempre, voglio dire. Vabbè, niente, ci tocca andare alla sedia a rotelle dopo aver vissuto questa ulteriore esperienza terrificante. Va bene. No, vi prego, ste cose no. Siamo a 5. Cioè a 4 su 5, scusate, raga. Io vado, Non è successo assolutamente nulla. No. Niente, ciao. Ci conosciamo? Oh. Io non so se reggo ste cose, ragazzi. Io ve lo dico. Io ci provo, mi sforzo. Ma è maledettamente creepy tutto ciò. Soprattutto il fondo del corridoio buio come la merda. Ecco, dopo averci messo pure... You always wanted to have a huge guard. Green calms your nerves, you said. Niente, il suo... Allora, il colore di lei è il verde. E questo l'abbiamo capito. Però... Is this the right door? I always loved painting blood. Te hai tanti problemi, amico mio. Is this the right door for you? Ok, ci stanno facendo scegliere di nuovo, ragazzi, perché di qua c'è il verde, di qua c'è il rosso. E qua in fondo non so, non vedo. No, raga, non ce la faccio. Probabilmente c'è una porta lì che forse non si aprirebbe, io non ce la faccio. Vabbè, continuo a seguire il verde a sto punto delle cose. Mi ha parlato di giardino, i giardini possono essere posti molto belli. Molto molto belli. Ok, questa era lei mentre suonava il piano. Aveva la sua passione per la musica. Però qua sembrerebbe un po' caldino, Non vorrei dire, ma percepisco un po' di calore. Oh, piano con le fiammate, signori. E questa è chiusa. Cazzius. La porta è sparita, signori. Come faccio? Non lo so. Ah, ok.
ci aprono direttamente un'altra strada. Ammazza che caldo, regà. No. Io no, no, non posso fare questo. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Ok, stiamo per morire. Asfissiati, il quadro ci fa qualcosa, il quadro, la sedia a rotelle. Che faccio? Mi butto nel fuoco. Che cos'è, la mia condanna? Siamo all'inferno per caso, robe simili. Devo combattere l'oscurità, che ce faccio con questo? Boh, abbiamo preso sta cosa, ragazzi. Ah, posso camminare sul fuoco. Wow. Sono diventato Superman. Ho preso una candela. Ha parlato di combattere l'oscurità. A me non piace l'oscurità. No, per niente. Ok, una candela. E una candela. Siamo a posto? Ok. Che bello. Che magia. Che magia. Ci permette di andarcene. Va bene. Un bel respiro profondo. Ehi. Never wanted it to come to that, but here we are. I will protect myself. Gassanzo, no! Mo possiamo usare pure la lanterna. No, regà. Questo vorrà dire che probabilmente ci toccherà andare in luoghi molto oscuri. E questa cosa non mi incoraggia per niente. Manco quel bambolotto lì, non facciamo finta di non averlo visto, ragazzi, eh. Vabbè. Penso che non sarò abbastanza pronta per tutto ciò. Indirizza la torcia per scacciare l'eco. Aspetta, in che senso? E che bordi sta cosa? Oh, tra l'altro la lanterna, raga, c'ha una barra che si riempie quando la uso. L'oscurità permette di vedere. Beh, oddio, c'ho un po' di dubbi a riguardo. Dalla mia ultima lettera la situazione non è che peggiorata. Ieri uno sgabello si è rotto sotto il mio peso. La mia tazza si è appiccicata al tavolo della cucina. Abbiamo bisogno di nuovi domestici. Quelli che abbiamo sono degli scansafatiche. Sembra che ormai nessuno abbia più voglia di lavorare. Questo è scritto da lui, eh. Uno sgabello si è rotto sotto il mio peso. E quanto cazzo è ingrassato sto scemo. Tra l'altro la tazza che si appiccica, bello schifo. Vabbè, comunque mi devo ricordare che... Oh, porco zio, no. Allora, nella melma nera che ribolle le mani ce le metti tu, eh? Ah, la chiave, guarda, fa una bella cosa. Fa una cosa bellissima, ecco. Ah, problema risolto. Non so se è il caso, ragazzi, di tenerla sempre accesa. Probabilmente no, quindi evidentemente solo quando sarà strettamente necessario. Bellissimo il sangue che cola. Bisogna vedere quando sarà strettamente necessario. Per me, tipo continuamente, se vogliamo dirla tutta, perché restare al buio non è fra le cose che mi piacciono, eh. Assolutamente. Working in here. I swear if I'm interrupted one more time. Minchia, che troppo confuso. It should be harder. Bone shouldn't break so easily. Ok, prima si è trattato di un rasoio, poi si è trattata di una sega. Ok, tutto assolutamente normale. Sì. Non facciamo scherzetti del piffero, perché non sono molto in vena gli scherzetti del piffero. Che succede qui dentro? Ah, Gesù, qualche foglio, qualcosa? No. Solo schifo. Va bene. È piano! Piano, 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 piano. Che è? Perché gli sta bene? Che è? Oh! Oddio, sto più a fuoco! Oh! Ma che cazzo succede? Oh! Raga, non so che fare. Raga!
Regà, oddio, regà. È terrificante. È terrificante, assolutamente terrificante. Oddio, che è? Oddio. Un attimo di pausa. Un attimo, perché sto ritmo qua, sta cosa mi sta a fa venire in ansia, eh? Allora, lui che parla di smembrare. Lei che parla del fatto che qualcuno quando è bruciato avesse un aspetto così delizioso. E non puoi definirlo delizioso. Va bene. Io vado. Oddio, raga, lo schifo. Oddio, lo schifo. Ma dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? È diventato tutto schifoso. È diventato tutto disgustoso. Ma che cazzo è? Oh. Thing that could make her smile. Ok, e la mettiamo qua. Ovviamente, facciamola suonare. Se ci metti il disco è meglio. Ok. Regà, è terrificante tutto ciò. Eh? Senti che bella musica? Eh? In ceppa. Bella musica, vero? Oddio. Sta tornando tutto normale. È tornato, diciamo, tutto normale. Diciamo. Cosa Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Magari aveva bisogno di suonare per svagarsi un po' dei suoi pensieri. Mettilo via. Mettilo via. Comunque a noi manca ancora un pezzo di quadro. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw. Boiled it. Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ok. Ho usato le ossa per fare la... il colore bianco, bellissimo. Non si può tornare indietro. Ma noi abbiamo... Quindi, aspetta, abbiamo trovato l'oggettino che stavamo cercando. Ma io mi sono lasciata dietro un pezzo di tela. No, dai. Cioè, non mi potete dire che mi posso scordare e dimenticare qualcosa pure qui. Per favore. Ah, niente, regà. Questo secondo capitolo è andato così. Non so com'è possibile che io non l'abbia trovato, perché comunque ho guardato praticamente dappertutto. Boh, non so che dire, ragazzi. Davvero non so cosa dire. Che cazzo di roba. Odio, anche adesso, perso solo. Te lo meriti? Una tomba per te, finiscilo. Ok, sembrerebbe una lettera di cui però la maggior parte delle parole, regà, è stata cancellata. Niente, mi dispiace per l'ultimo pezzo di tela. Non so quanto sia importante ai fini della storia, però forse è semplicemente una roba da collezionare per spingerti a esplorare tutto. Non lo so, però niente, va bene. Questo blob informe cosa dovrebbe essere? Effettivamente abbiamo trovato, ragazzi, qua il pezzo di pelle e il rasoio. Quindi gli strumenti e le cose che ottiene attraverso quegli strumenti. E qui infatti la sega e l'osso. Purtroppo, a dirsi. Già. Qua si raccolgono, ragazzi, si accumulano tutti quanti gli oggetti che lui mette in tasca, ovviamente, durante i nostri giri. Qua c'è il calice che abbiamo trovato prima. Their life started to fall apart. Everything he touched turned to rot.
E questo era chiaro. Le forme emergono. Prima erano pensieri informi o sogni informi, non mi ricordo. E adesso le forme emergono. Era chiaro comunque, regà, che la loro relazione fosse andata piano piano a scatafascio. È una cosa triste comunque, una situazione, una storia veramente molto molto triste. Quello che mi chiedo è come tutto questo, insomma, comunque la storia del pittore e di sua moglie si ricolleghi a quello che abbiamo visto effettivamente all'inizio gioco, cioè alla scrittrice, al suo libro, eccetera, eccetera, eccetera. Se ci stanno facendo rivivere tutto ciò, comunque un collegamento ci deve essere. In ogni caso, ragazzi, allora io direi che possiamo fermarci qua perché vorrei fare magari ogni capitolo a video, nel senso per non spezzare i capitoli a metà, a meno che magari uno dei prossimi dovesse durare veramente poco, ragazzi, cioè tipo 10-20 minuti, però ci regoleremo di conseguenza. Penso sia meglio così, proprio per non spezzare la tensione, ragazzi, perché durante ogni capitolo la tensione proprio è in crescendo ed è una cosa che uno se deve giocare tutto d'un fiato, non la può interrompere a metà, quindi penso sia meglio fare così. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina, ciao!